Se volete acquistare crediti passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicura, affidabile e con il coupon malati15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Marche dello staff di Noi Malati di Food e sono qui oggi a portarvi la recensione di Quaresma in Form, alla destra del porto che si è guadagnato questa carta grazie alla doppietta effettuata nell'ultima giornata di campionato. Questa carta presenta un 85 di velocità, 79 in tiro, 82 di passaggio, 87 di dribbling, 28 di difesa e 66 di fisico. Le statistiche che spiccano sono l'89 di dribbling puro, il 97 di tiro a giro e l'89 di longshot. Il wall credit è medio-basso, ha 5 stelle skill e 4 stelle piede debole. Parto subito col dirvi che Quaresma mi è piaciuto un casino, mi ha veramente sorpreso perché è fortissimo questo giocatore. Partiamo analizzando la velocità di 85 diviso in un 86 d'accelerazione con 83 di velocità scatto. Non ho sentito questa gran differenza tra le due statistiche, mi sembravano entrambe abbastanza simili, anche se la velocità in game mi è sembrata un po' più alta di quell'85. Purtroppo ogni tanto verrà recuperato per il 66 di forza fisica, che forse è l'unico contro che ho riscontrato. Passiamo al tiro e sentite bene ragazzi, a 97 di tiro a giro. Da dentro l'area sono sempre gol e da fuori ne entrano molti. Purtroppo lui è destro e gioca a destra, quindi non lo sfrutterete al massimo. Ma se per caso vi troverete a sinistra e rientrerete per tirare, sarà sempre gol. Anche se ha 4 stelle piede debole, che sono ottime, anche se sarà a sinistra, ogni tanto farà comunque degli ottimi tiri. Poi abbiamo un 89 di longshot, fa dei tiri dalla distanza assurdi, sempre pericolosi, ho fatto anche un paio di gol, mi sembra. Abbiamo un 87 di potenza tiro, un'altra ottima statistica, infatti si sente che sia da dentro e sia da fuori area tira delle bombe. Unica statistica un po' bassa è 70 di finalizzazione. Non avevo visto quanto avesse, e appena ho visto quel 70 mi sono un po' meravigliato perché sì, qualche gol me l'ha sbagliato, ovvio, però mi aspettavo sull'80, 85 anche perché avete visto partite giocate e gol sono nettamente in positivo. Vi cito anche l'83 di precisione punizioni, ne ho tirato un paio nel quale ho beccato un palo, l'altro ha sfiorato il gol e quindi direi che Quaresma è un ottimo tiratore di punizioni. Passiamo all'82 di passaggio con 86 di cross, fa veramente degli ottimi cross questo giocatore. 75 di passaggio lungo, 79 di passaggio corto con 83 di visione. Fa degli ottimi cambi campo per l'ala, ma in generale ha un ottimo passaggio, diciamo. Passiamo al punto di forza di questo giocatore, il dribbling, 87 con 88 di controllo palla, rimarrà sempre attaccata al piede la palla. 89 di dribbling puro con 5 stelle skill. Ragazzi, io mi sono divertito tantissimo a dribblare con questo giocatore. Scarta con una velocità disarmante gli avversari, ma anche senza usare le skill ha un dribbling fantastico. Uno dei migliori giocatori che abbia mai provato fin qui per quanto riguarda il dribbling. Bene ragazzi, la recensione è terminata. Riepiloghiamo un attimo pro e contro di questo giocatore, dove nei pro ho messo il tiro a giro, il dribbling, le 5 stelle skill e la potenza tiro. Contro invece solo il fisico. Il voto finale è un 8,5. Io, se fossi in voi, li spenderei tranquillamente quegli 85.000 crediti perché lui, a me almeno, ha fatto la differenza nella mia squadra. Potete fare anche delle ottime ibride perché lui gioca nella Liga Portoghese che non è affatto male come campionato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento di cosa ne pensate di questo giocatore. Qui è tutto da Marca e bella.